20 anni fa c'era un problema molto serio anche di morti solitarie delle persone anziane. Oggi la situazione è di gran lunga migliorata, ci sono tanti servizi. Amalia, lo storico servizio di Asugi gestito da Televita, oggi ha organizzato nella sala della piccola Fenice una festa a cui hanno partecipato numerosi anziani, i quali hanno potuto conoscere De Visu, gli operatori che in contatto telefonico si occupano di loro e delle loro necessità. È stato anche un momento per riflettere su quanto realizzato nel corso dell'anno che va a chiudersi. Abbiamo proposto vari progetti, dalla palestra cognitiva ai corsi di ballo sociale, ai gruppi di autoaiuto. Amalia ha in carico circa 700 anziani residenti sul territorio di Trieste e Gorizia che vengono contattati telefonicamente almeno una volta alla settimana. Offre loro anche orientamento ai servizi pubblici, sociali e sanitari, promuove l'invecchiamento attivo e incrocia domanda e offerta di socialità. Anche in questo modo il servizio si innova. Il tema è ascoltare, capire cosa loro piace, e fargli provare diverse cose. Per esempio un progetto che ha molto funzionato, che abbiamo svolto, è stato un progetto intergenerazionale fatto con i ragazzi delle scuole, dove i ragazzi anziani scrivevano dei racconti insieme, in cui gli anziani raccontavano la loro storia di vita ed è piaciuto molto. Si va un po' a tentativi e da quei tentativi si tira fuori quello che effettivamente funziona.